Bene ragazzi, crescono le difficoltà, cresce anche la nostra bravura e cominciamo ad andare sul sottile al limite veramente del filosofico. La leggerezza si associa per me ad un'idea di precisione e di determinazione, non di vaghezza e di abbandono al caso. Italo Calvino si riferiva alla letteratura, eppure è una citazione che calza perfettamente con l'arrampicata. Quando arrampichiamo possiamo avere due atteggiamenti, possiamo pensare di essere più forti fisicamente per vincere più forza di gravità, oppure possiamo essere più bravi, quindi più leggeri, per ingannare una parte della forza di gravità e quindi doverne combattere meno. Tanto a livello tecnico quanto a livello di godimento questo secondo atteggiamento paga. Secondo me la chiave per la leggerezza, per voi che cominciate ad arrampicare, che non scalate da tanto, è prima di tutto i passi brevi. E voi mi direte, sì, facciamo dei passi piccoli se ci sono tanti appoggi dove mettere i piedi. Non è sempre vero. I piedi in realtà, se impariamo una tecnica, li spalmiamo dove vogliamo anche sul liscio. È qui che si comincia a parlare dell'arrampicata in aderenza. Che cos'è l'aderenza? È lo spalmo del piede sulla parete liscia anche dove non ci sono appoggi. E vi assicuro che con queste suole qua e con queste pareti così aderenti, il piede attacca. Quindi i passi in aderenza nascono da una contrapposizione di forze, braccio in trazione, gamba, piede che spinge e il piede sta attaccato anche sul liscio. Voglio fare un passo e mettere il piede così, è molto in alto quel piede là. Io posso decidere di farlo così, ma dopo dovrò montarci sopra e non sarà facile. Oppure posso decidere di fare due passi invece che uno lungo. E allora farò così e così. Poi me lo fai vedere tu. Vai, bacino fuori. Un piede circa al centro, davanti al tuo ombelico. Il tallone molto in basso. Fammi un balletto di passi solo in aderenza. Incrocia, fai gli incroci dei piedi. Ok, incrocia, scendi un po'. Senti che il piede tiene se tu stendi completamente il polpaccio. Abbassi il tallone e stendi completamente il polpaccio. E ci dai pressione. Questo che non ha pressione non attacca. Questo sì. Vedi? Va bene. Molto meglio sempre passi brevi. I passi brevi ci riconducono un po' a pensare alla natura degli appigli. Ogni appiglio ha una sua natura e che vuol dire un suo verso migliore fondamentalmente. Esistono appigli orizzontali, esistono appigli obliqui a 90 gradi, esistono appigli verticali, esistono degli appigli addirittura rovesci. Quando trovate dei rovesci, cercate subito, per valorizzarli, di portare il vostro corpo subito in alto. Per migliorare a scalare bisogna scalare, quindi l'importante all'inizio soprattutto è la quantità. Fate tanti metri. Quando arrampicate pensate sempre che dovete stare più rilassati possibile. Cercate di non contrarre mai i muscoli del viso, la mascella. Tenete la bocca sempre leggermente aperta e curate la respirazione. Evitate sempre l'apnea. Ne trarrà un beneficio tutto il vostro corpo e quindi il movimento.